Io volevo fare soltanto una domanda di questa, dato che il film che ho visto lo conosco bene perché con Luisa Morgantini eravamo giù insieme in questi momenti qua, infatti un po' mi sono commosso perché quando abbiamo fatto la manifestazione di Donne in Nero lì a Gerusalemme è stata una cosa molto pesante, però alla fine poi si è salvati. La domanda è che io sono appena tornato da Gaza settimana scorsa, allora quel che ho visto io è che nell'ambito palestinese Gerusalemme si vive bene, si sta bene. Quando un po' di noi siamo riusciti ad andare a Gaza, lì abbiamo fatto le forzature. E stiamo ora, io arrivo ieri a Bologna a parlare con questi tentativi di cosa possiamo fare perché ci si aiuti le persone e perché questa guerra finisca. Ciò che crediamo poco, perché quello che abbiamo... Io quando sono entrato a Gaza ero quasi nudo perché non mi facevano passare e hanno anche sparato, quindi da cosa. Poi l'altro problema è che, lo dicevo prima anche lei, ci hanno quasi proibito portare soldi perché i soldi aumentano il commercio delle armi, quindi loro li hanno cercate e cioè me li hanno cercate, quindi questo è un problema grosso che non vedo una soluzione. Noi faremo un discorso di portare più gente giù là per vedere di fare un cambio di cultura, cioè c'è una città di Gerusalemme dove abbiamo incontrato anche tipo Pisnau, Intifada, dove ci hanno chiesto l'aiuto di cambiare la cultura perché la pace sia una cosa seria e riportarla nel territorio di Gaza dove invece c'è ancora un po' di odio tra le due realtà.